Approvata a maggioranza la manovra finanziaria, interventi complessivi per 400 milioni e che coprono il deficit della sanità. Dal presidente Giani, testo emendato in larga parte. Le opposizioni attaccano, noi messi a conoscenza all'ultimo momento. Via libera a una risoluzione per sostenere lo sviluppo delle isole dell'arcipelago toscano. L'atto è basato sul lavoro della Commissione Aree Interne e si concentra sul miglioramento dei servizi sanitari, scolastici, infrastrutturali e tecnologici. La toppa è stata messa. Il Consiglio regionale, con l'approvazione della manovra finanziaria, che contiene la seconda variazione di bilancio di previsione 2022-2024, gli interventi normativi collegati e il documento di economia e finanza regionale 2022, ha fatto in modo che il bilancio della sanità si chiudesse in pareggio. Complessivamente si tratta di interventi per 400 milioni. L'atto è stato promosso a maggioranza e ha visto l'inserimento di una serie di emendamenti voluti dal presidente regionale Eugenio Giani. Lo stesso governatore li ha illustrati in aula e ha chiarito che sono stati portati perché le risorse da parte dello Stato sono arrivate negli ultimi giorni. Per quanto riguarda la questione sanitaria, Giani ha spiegato che il deficit si è generato per la quasi totale mancanza dei rimborsi da parte del governo. Nella variazione trovano spazio interventi alla Fortezza di Livorno, bonifiche su Piombino e lavori a un'ottantina di impianti sportivi. Bel dibattito in Consiglio regionale che afferma il valore di una iniziativa che ci porta con la variazione di bilancio a chiudere in pareggio il bilancio della sanità 2021, avendo avuto la capacità di individuare singoli capitoli, particolari manovre, risorse che ci consentono di colmare con complessivamente alla fine in un anno e mezzo 400 milioni quello che era la preoccupazione di vedere una sanità destinata al commissariamento. Per la Giunta è un grande successo e sotto questo aspetto è importante averlo raggiunto senza dover aumentare le tasse, le imposte, ma invece contenendo quello che è la capacità di spesa attraverso le risorse del bilancio ordinario della Regione. Naturalmente è una variazione di bilancio più complessiva, strategica, che dà una risposta a quello che è la necessità di Piombino e conseguentemente la falda che con interventi di modifica porta a 9 milioni e 300 mila euro su quella che è un'esigenza ambientale di quel territorio per far fronte alle dovute bonifiche. È un intervento che porta sulla Fortezza Vecchia di Livorno 3 milioni in modo da consentire una sua ristrutturazione, una sua utilizzazione. L'intervento di Giani era stato preceduto dall'illustrazione della manovra da parte di Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali, che poi si è espresso con toni positivi su quanto votato dall'Aula. Dello stesso avviso Stefano Scaramelli, che ha voluto sottolineare la capacità del documento di non aumentare le tasse ai cittadini toscani. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritario, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei, fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370 mila euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema viario toscano. In particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinate alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero
del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500.000 euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergiola Foscalina a Carrara, ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della Chiesa nel comune di Barberino del Mugello, fino ad arrivare a 800.000 euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Un'operazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato. È una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse e tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto. C'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova, diciamo, il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. La situazione però si è capovolta quando a parlare sono state le opposizioni. Le critiche hanno riguardato sia la manovra stessa che il comportamento del presidente Giani, contestato da Marco Casucci per la mancata condivisione con le minoranze dei provvedimenti, perché vengono messe al corrente sempre all'ultimo momento. Gli stessi toni utilizzati da Francesco Torzelli, che si è soffermato sulla scarsa concertazione e sull'utilizzo a fini elettorali di parte del documento. Anche Lisa Tozzi ha posto l'accento sulle difficoltà delle opposizioni di contribuire su certe decisioni, evidenziando poi la risoluzione parziale dei problemi sul bilancio sanitario. Il governatore Giani sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bugli. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento di economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. In realtà le variazioni di bilancio sono due. Una sulla quale abbiamo discusso fino a ieri pomeriggio, che era composta di 18 interventi, 6 dei quali servono a stanziare fondi per i comuni che vanno al voto tra 10 giorni. Quindi abbiamo definito un bilancio elettorale, un bilancio che non noi, ma il Comitato per le Autonomie Locali stenta a capire con che razzo siano stati scelti i comuni per fare gli interventi, lo scrivono loro.
E hanno ragione perché noi leggiamo di 50.000 euro, vi faccio degli esempi, 50.000 euro dati al comune di Montemignaio, che casualmente andrà al voto tra 10 giorni ed è governato dal centro-sinistra, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Cioè la regione paga le toppe di asfalto che si fanno in campagna elettorale, che i sindaci facevano in campagna elettorale per vincere le elezioni. 50.000 euro. 80.000 euro al comune di Sarteano, che casualmente andrà al voto tra 10 giorni ed è governato dal centro-sinistra, per rifacimento, per manutenzione ordinaria di uno stabile di proprietà comunale. Quindi questo è un bilancio elettorale, fatto di 18 interventi. La seconda variazione elettorale di bilancio arriva ieri in aula, presentata dal presidente Giani, che introduce non un intervento o due in più o ne modifica uno, ne introduce 9 in più. Approvata la variazione di bilancio, in realtà potremmo dire che sono 2 variazioni di bilancio, perché naturalmente, come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio, dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo, diciamo, vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo, perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Detto questo, l'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito della sanità, del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno, diciamo, dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la Regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma o un modus operandi che è noto, interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale. La Toscana deve viaggiare tutta la stessa velocità, isole comprese. La risoluzione approvata a maggioranza dall'Aula si muove proprio sulla volontà di restituire la parità ai territori dell'arcipelago per lo sviluppo socio-economico, in particolare Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Giannutri e Gorgona. Inoltre dovrà essere garantita una consulta delle isole minori, dedicata ai temi dell'insularità, della continuità territoriale e dell'integrazione dei servizi, e ai 33.000 abitanti dovranno essere assicurati interventi mirati sui servizi pubblici. L'atto, presentato in aula dal presidente della Commissione Aree Interne, Marco Nicolai, contiene le indicazioni ricevute dalle audizioni fatte dalla stessa Commissione con i rappresentanti istituzionali delle realtà insulari, che hanno chiesto interventi su una serie di elementi critici. La Giunta è dunque chiamata a impegnarsi per una specifica attenzione all'interno degli atti di programmazione, a partire dal Programma Regionale di Sviluppo, per promuovere e sostenere lo sviluppo delle isole toscane in armonia con le zone costiere. L'esecutivo dovrà anche attivarsi nei confronti del Governo sul tema del personale scolastico, per introdurre forme di incentivazione analoghe a quelle previste dall'articolo 8 del cosiddetto decreto legge montagna, anche in termini di punteggio di servizio a favore dei docenti in servizio nelle scuole delle isole minori, di ogni ordine e grado. Luciana Bartolini, vicepresidente della Commissione, si è concentrata sui miglioramenti necessari per chi vive nelle isole, dalla sanità alla scuola, dalla tutela ambientale alla gestione dei rifiuti. In Commissione Aree Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che lì risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso
della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità. In particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale, chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. Questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo iter in commissione, da febbraio che ci lavoriamo, abbiamo audito tutti i sindaci dei vari comuni, delle isole, e alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati, nella impegnativa, sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto. Perché le isole sono aree interne, sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente, e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole, e hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo, che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti, ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono.